Un giorno da casa tutto netto, dopo il video sulla potatura del lingospermum, del Toncino Misteria, oggi vi faremo vedere come potare la lantana, una bellissima pianta che produce fiorescenze particolari nelle varie tonalità di colore e che tende ad incespirsi molto, anzi per favorire l'incespimento alla base, in modo che non resti vuota durante la ripresa vegetativa, andremo ad accorciare quei lami, come in questo caso questa pianta ha avuto uno sviluppo enorme, andremo a accorciare questi rami troppo lunghi in modo tale che in primavera, la prossima primavera, metterà dei ricacci proprio alla base. Li accorceremo di netto, sempre con tagli obliqui e con cesoie ben affilate, facendo attenzione perché la lantana presenta dei rami spinosi. È famosa questa pianta perché viene considerata un po' come una repellente delle zanzare. Infatti emana, se sfregata, queste particolari foglie emanano un odore sgradevole anche per noi, ma maggiormente per le zanzare. Quindi la cuoceremo sempre utilizzando cesoie ben affilate, e ovviamente questa possiamo farlo anche in autunno inoltrato, perché la lantana tende a mettere i fiori anche fino all'inverno, all'inizio dell'inverno. Comunque in questo caso taglieremo perché lo sviluppo, come vedete, è stato eccessivo, i rami tendono a diventare legnosi. Con le parti più tenere della lantana potete anche provare a fare delle talee. Questi i rami semi legnosi o erbacei. La casa tutto netto, alla prossima potatura.